Ciao bambini, oggi volevo leggervi una storia in un modo un po' speciale. Allora, io farò sentire la mia voce, ma quando non sentirete la mia voce significa che dovrete leggere i disegni che ci sono nella storia. Io ve li indicherò con un bastoncino, in modo che voi saprete sempre a che punto della storia siamo arrivati. Va bene? Siete pronti? Allora cominciamo, adesso ci prepariamo. La gallina patatina. La patatina depose nella cesta. Com'è grande, disse ella. Potresti fare una bella. Oppure una, disse ella. O una salsa maionese, suggerì la. Né frittata, né torta, né salsa. Non farò niente di tutto ciò, perché questo è un uovo speciale. Contiene una bella sorpresa, disse la. Che cos'è? Chiesero tutti in coro. Tra qualche giorno lo saprete, rispose Patatina. Passavano e tutti si domandavano. Cosa ci sarà lì dentro? Finché una mattina Patatina annunciò. La sorpresa è pronta, guardate! E la guardarono con molta attenzione. Era lì, grande e bianco. Ma all'improvviso, crash, si spezzò a metà e apparve un che disse: Buongiorno, sono o non sono una bella sorpresa? Buona Pasqua a tutti, bimbi! Eccoci bimbi, dopo la storia della gallina patatina vi volevo proporre un'attività con le mollette. Occorrono delle mollette di legno perché ci dovremmo divertire a colorarle. Quindi se avete delle mollette di legno, io vi propongo di colorarle a piacere, in questo caso io l'ho colorata di giallo, poi servirà un materiale che volete voi, io ho usato un pezzo di spugna e poi ho usato anche un pezzo di carta pesante brillantata, però potete usare anche del cartoncino oppure qualsiasi altra cosa vi sembra indicata. Bisogna disegnare nella carta più grande un uovo e dividerlo anche a metà dopo averlo ritagliato, proprio così. E la carta invece più piccola, io ho disegnato una specie di semicerchio o semi-uovo, possiamo dire. Poi ho incollato, e qui dovete farvi aiutare da un grande, ho incollato con o l'attaccatutto o il vinavil o la colla a caldo, e lì sapete che non dovete toccarla perché è molto pericolosa essendo bollente. Dovete attaccare da una parte della molletta il semicerchio giallo e dall'altra parte invece l'uovo. Perché questo? Perché quando saranno incollati bene con molta attenzione e noi vogliamo aprire la molletta, dalla molletta comparirà un piccolo pulcino. Sì, perché voi avrete disegnato sul pezzettino giallo due occhietti e un beccuccio. Così, quando si apre la molletta, si scopre la sorpresa del piccolo pulcino. Questa è una cosina piccola ma molto divertente, molto simpatica da aprire e chiudere. E ho trovato anche il coniglietto, quindi vi propongo anche questo. Io ho colorato la molletta di bianco con la tempera e ho dato due pennellate rosa per le orecchie. Poi ho preso un cartoncino, ho disegnato un cerchio, l'ho ritagliato e ci ho disegnato la faccia del coniglietto. Poi semplicemente quando vi fate aiutare lo incollate alla metà della molletta e quando aprite il coniglietto potete usarlo o per la tavola di Pasqua come segnaposto, oppure potete usarlo anche da attaccare su un bigliettino che volete regalare. Io col pennarello poi ci ho scritto anche Buona Pasqua, anche qua, oppure potete scriverci il vostro nome oppure quello che desiderate. E sono due cosine simpatiche da fare per la vostra giornata di Pasqua, che vi auguro essere buonissima, che vi auguro essere in famiglia e vi auguro di stare bene e di arrivederci prestissimo. Un bacione a tutti, bimbi, ciao!